per un fatto di carattere deontologico e di educazione. Io non sono più capace, non sono abituato a sbraitare e ho sempre rispetto dei miei interlocutori politici. Premesso che in questa città il giorno dopo l'elezione di Rosa De Lucia hai spento la luce, ma tanto non è che cagli a sanza, non c'era uno in questa città che non dicesse: beh, vediamo che cosa fa questo, è giovane, è donna, vediamo che cosa farà. Io posso dire che per un anno e mezzo, due anni, io sono andato in consiglio comunale con lo spirito di affrontare i problemi e di dare una proposta per la soluzione dei problemi, perché per me il bene di questa città viene prima dell'aspirazione personale a ricoprire un ruolo. Chi ha vissuto con me quell'esperienza potrà ricordare una famosa seduta il 13 novembre del 2013, nella quale per 4 ore discutemmo dell'organizzazione dei servizi di nettezza urbana, dove per 4 ore io stetti lì a dire che cosa bisognava fare per cercare di realizzare un servizio più efficiente, meno oneroso e sicuramente più trasparente. Quello che poi è capitato non certamente può essere addebitato alla mia responsabilità, ma quando ti accorgi che vivi all'interno di un contesto nel quale si ritiene che l'unico modo per esplicitare la propria attività politica è quella di appartenere all'area di governo, per cui dei consiglieri comunali inopinatamente dopo qualche mese, a testimonianza anche di errori che abbiamo commesso, transitano dall'altra parte e adesso, voglio dire, gli stessi transitano da quell'altra parte ancora, quindi voglio dire, perché sono fruibili, sono non duple fas, sono triple fas, possono andare, vanno bene per tutto. Quando ti accorgi di far parte, e dico sempre facendo un riferimento di carattere così classico, i latini dicevano absit in uria verbis, volendo intendere con questa frase, dice: non c'è offesa nelle mie parole, le dico veramente con grande onestà intellettuale. Quando ti accorgi di far parte di un consiglio comunale con la più alta percentuale in Italia di portatori di handicap, perché dei 25 consiglieri comunali una ventina circa erano sordi e muti, beh, guardate, diventa difficile. Quando ti accorgi che c'è un muro di gomma di fronte, diventa difficile. Ma la cosa straordinaria è che a addebitarti di non aver fatto l'opposizione sono quelli che con la De Lucia hanno fatto intelligenza. Io con l'amministrazione di centrodestra non ho votato nessun provvedimento. Il Partito Democratico ha votato le linee programmatiche dell'amministrazione De Lucia. Questi sono fatti, non sono chiacchiere. Poi, certo, viene lo sconforto. Lo sconforto che ti porta al disimpegno, anche perché se la fine della consigliatura non fosse stata così prematura come è stata, io ritenevo che il mio impegno e l'impegno anche dell'associazione era un impegno che era ormai destinato a finire. Poi è successo quello che è successo. Tutti hanno cominciato a sbraitare, a dire che era uno schifo, che non ci saremmo mai aspettati che poteva succedere quello che è successo, e che tutti a gridare nei giorni immediatamente successivi quello che è capitato fuori i ladroni dal tempio, e oggi sono tutti lì a corteggiare i ladroni del tempio, perché siamo passati, sono impresentabili, non li vogliamo neanche vedere. Dice: beh, siamo passati al fatto, beh, si due hanno votato a me, a te te ne hanno votato tre, di quelli del centrodestra, voglio dire. Allora noi con grande serenità rilanciamo la nostra proposta. Questa è una città che ha bisogno di mettere insieme le persone migliori. Questa è una città che ha necessità, di fronte ad un ceto politico per molti aspetti pezzente,
dal punto di vista culturale e sociale, di rimettere al centro il merito, le esperienze e le competenze. Questa è una città che deve dotarsi di una classe dirigente che, senza aspettarsi interventi messianici dall'esterno, lavori per costruire occasioni di sviluppo. Madonna, che ne abbiamo bisogno come il pane, di lavoro. E se è vero che questo non è un'attribuzione tipica delle amministrazioni locali, è altrettanto vero che le amministrazioni locali possono fare in questa direzione. Perché se sono 25 anni non sono stati sufficienti per fornirci uno strumento urbanistico che consentisse a delle aziende di venirsi a collocare sul nostro territorio, significa che qualcosa non ha funzionato. E voglio dire, il comune di Maddaloni, tra le varie cose che si sono succedute in questi anni, ha fatto un pippo quando c'erano le amministrazioni di centrosinistra, per il quale ha speso 700.000 euro in consulenza, che poi dal governo regionale di centrosinistra di Bassolino fu bocciato. Giusto per dire un episodio di come hanno funzionato le filiere istituzionali. Io farò una campagna elettorale con i miei amici e con quelli che verranno individuati per rappresentarla. E se gli amici riterranno che io dovrò rappresentarla dal punto di vista della candidatura a sindaco, perché noi oggi stiamo qui non a dire si candida Andrea De Filippo, noi stiamo qui a dire la nostra proposta valeva, vale, e noi lotteremo per farla prevalere. Poi, se ci sono persone più capaci, vi posso garantire che non ho nessun elemento di convenienza personale oggi per assumere incarichi, anche perché io, a differenza di molti altri che fanno la politica, non tutti per l'amor di Dio, ma di molti altri, la mattina quando mi sveglio ho tante cose a cui pensare.